Rieccoci con Peste e Corna. Enzo da Nuoro mi scrive: lei in una precedente puntata, 4 o 5 puntate fa, non ricordo, ha denunciato, e non è stata la prima volta, aggiungo io, i difetti degli italiani. Per me, mi scrive Enzo da Nuoro, il peggiore difetto degli italiani è il conformismo. E per lei? Beh, caro amico, se lei mi ha seguito e mi segue, io quante volte ho messo il dito, la mano sulla piaga di questo che è uno dei nostri peggiori e più antichi, più radicati vizi, proprio il conformismo, che poi porta al trasformismo, si capisce? Perché il conformista si conforma sempre, si adatta sempre, si adegua alle idee di moda e vuole sempre stare intruppato nel gregge. Difetti, intendiamoci, questo è uno dei più macroscopici, è uno dei più insopportabili, anche uno dei più incurabili, però difetti, come lei sa, se mi segue, se mi ha seguito, ne abbiamo tanti altri che io ho sempre, sistematicamente, anche con vigore, qualche volta con foga eccessiva, ho sempre additato al pubblico ludibrio. Abbiamo detto anche le virtù, non ho mai trascurato anche quelle che sono le nostre virtù nazionali, no? Virtù naturali, non acquisite, virtù innate, che sono la fantasia, l'immaginazione, la prontezza, l'acutezza di riflessi, e l'umanità, la solidarietà nell'emergenza, nei momenti difficili, alla fine una mano ce la diamo sempre, e poi quell'arte d'arrangiarsi, che è una delle nostre più belle virtù, dovrebbe essere una virtù negativa, ma alla fine finisce poi col diventare qualche volta una virtù positiva, proprio perché ci fa uscire da ogni impasse, da ogni situazione difficile, e ci consente di stare sempre a galla. I difetti, sì, i difetti, lei già lo ha detto, e io concordo pienamente con lei. Questo conformismo, si aggiunge lo scarso, scarsissimo, lacunoso senso civico, una tolleranza che in realtà è menefreghismo, il pressapochismo, la doppia verità, la doppia morale, tutto è doppio in Italia. E poi cerchiamo sempre una via di scampo, non vogliamo mai esporci, non vogliamo mai comprometterci, vogliamo sempre salvarci la pelle e possibilmente anche l'anima. E poi questa attrazione, questa specie di complesso di Stoccolma, beh, il complesso di Stoccolma è quello del carcerato verso il carceriere, però insomma questa attrazione verso il vincitore, a un certo punto nel nemico scopriamo il liberatore, il nemico vincitore scopriamo il liberatore, come diceva Longanesi, e tutto diventa più facile. Poi il camaleontismo, questa facilità, siamo dei fregoli, anche dei fregoli abili, spiritosi, fantasiosi, bravissimi a voltare gabbana, soprattutto in politica. Quanti hanno fatto carriera in questa sedicente Seconda Repubblica cambiando casacca? Prima erano con il Polo, poi sono passati con l'Ulivo, poi sono passati al Centro, poi vogliono tornare al Polo. Questo è veramente il segno della decadenza, della pochezza, del pressapochismo, dell'opportunismo di una classe politica fatta con poche eccezioni o da dilettanti allo sbaraglio, da vecchi marpioni e tromboni. E io capisco il compromesso, in politica il compromesso ci vuole, lo capì Cavour, che è stato sicuramente il nostro più grande statista dall'unità ad oggi, quando fece il connubio con Rattazzi. Cavour era un liberale di destra, Rattazzi lo era di sinistra. La prima guerra mondiale, anche lì eravamo alleati degli imperi centrali, ci siamo schierati con la Francia e con l'Inghilterra nella seconda guerra mondiale, anche lì abbiamo voltato casacca. Non ne parliamo poi di quello che è successo in Italia nei governi fino alla seconda repubblica, il ribaltone voluto prima da Bossi che portò alla caduta di Berlusconi, suo alleato, e alla caduta del governo Prodi, voluto da Bertinotti, che era stato fino allora suo alleato. Un altro capitolo un altro capitolo andrebbe dedicato al trasformismo,
al conformismo e al voltagabbanismo degli intellettuali, quegli intellettuali che ieri erano di destra, poi sono tornati, poi diventati di sinistra, che domani tornerebbero di destra, ieri erano fascisti, poi sono stati antifascisti, domani tornerebbero fascisti, perché questa è l'Italia, ripeto, e fatemelo dire fino alla noia, perché questi sono gli italiani, mi ci metto dentro anch'io, mi spiace, ma metto dentro anche lei, caro signor Enzo Dannuoro. Se volete scrivermi, indirizzate le vostre lettere a Peste e Corna, Piazza Santi Giovanni e Paolo 8, 00 184 Roma. E arrivederci da Roberto Gervaso.